delle rose alla Casa Bianca, alla cerimonia in cui il tacchino, cibo tipico nella ricorrenza, viene salvato dal forno. Questa volta è stato il pubblico, votando su Facebook, a scegliere quale pennuto Barack Obama dovesse graziare. La scelta allora tra Cobbler e Gobbler, due tacchini bianchi, in realtà anche l'animale che ha perso nel ballottaggio, la scampa, insomma, saranno tutti e due salvati, ospitati nella fattoria di Mount Vernon, dove si trova la casa di George Washington. Andrà peggio agli altri 46 milioni di tacchini che, denunciano le associazioni animaliste, finiranno come ogni anno sulla tavola degli americani. Vedo una certa allegria qui in studio. Vabbè, sì, la festa del tacchino, la festa del ringraziamento è molto importante in America, e c'è questa, diciamo, uno si salva, in questo caso due. In questo caso due, sì. Grazie Luce. Allora, Caterpillar AM. Dottore, buongiorno, è il tacchino Force One, quello che viene graziato ogni anno, è uno dei momenti più belli dell'anno, quando il presidente sì. dà la grazia al mitico tacchino. È mentre... una di quelle cose di cui non abbiamo la nostalgia, cioè stiamo bene anche senza il giorno del ringraziamento. Sì, però come abbiamo acquisito Halloween, questo io acquisirei mai... anche il tacchino. Però ha acquisito lei Halloween. No, ma Halloween ormai c'è per un problema. Me. Sì, posso dirvi, c'è un problema tecnico, come direbbe qualcuno... dei miei amici leghisti, perché per fare anche da noi la festa del ringraziamento, siccome i tacchini sono grossissimi, dovremmo avere forni giganti. Ah, è vero. Perché altrimenti, no, è vero. Natascia, nei nostri perché forni loro... il tacchino non c'entra. Non c'entra. Siccome bisogna... E quindi... No, sì, ci dipende dai forni. Alcuni forni ho capito, gli americani... c'entrano. Tu lì, lì sei di classe superiore. Noi, diciamo, noi... piccola e media borghesia, abbiamo i fornetti, il tacchinone non c'entra. Possiamo fare le polpette di tacchino noi, al limite, guardi. Facciamo... polpettine e così. Ma loro una sola fanno... volta mi sono cimentata con un tacchino ripieno intero? Di... sì, no, con sì, mi sono... con le prugne, fatto... le mele, così, no, sì. Con le castagne e salsicce. Castagne e salsicce, direttore... interessante, molto autunnale. Però gli americani hanno ancora da prendere molto da noi sulla raccolta, certo, dei funghi selvatici. Loro non hanno questa abitudine, il porcino loro lo disconoscono. Come si fa però, Ardemagni, ad aumentare la produttività delle cucine italiane, ecco, come quella di Natascia, certo, che solo un tacchino ha fatto in vita sua? Allora, mettiamo delle telecamere, così la spiamo e lei è costretta ad aumentare la produttività. Perché nel grande accordo che c'è stato ieri tra governo e parti sociali sulla produttività c'era anche un codicillo che diceva che se uno vuole può al limite anche superare quella vecchia norma dello statuto dei lavoratori, di quello statuto vecchia, che tiene arretrato il nostro paese, che diceva che è vietato sorvegliare i lavoratori mentre lavorano con delle videocamere, no? Io direi di più, anche giustamente, come ha detto Solibello, anche nelle case dove c'è il casalingo o la casalinga, cioè di solito uno dei due partner, magari dei coniugi, vai lavora, l'altro è a casa, magari invece di mettere su le pietanze. È a casa perché non perché è disoccupato, perché ha voglia di stare a casa. Lazzarone. Magari sta lì, deve mettere su le zucchine trifolate, e invece si fa la sigaretta, guarda Rai News, certo. Legge un libro. È uno dei passatempi più. Allora, telecamere. Abbiamo chiesto ai manager, ai dirigenti che ci guardano, ma funzionano le telecamere per aumentare la produttività? Risposta? Tutti hanno detto no, non servono a nulla, togliete quella cosa perché bisogna dare invece fiducia ai lavoratori. Ce l'ha detto persino Samori. Abbiamo sentito Samori, direttore. Beh, ormai siamo... veramente non lo so, secondo me non esiste più la destra, la sinistra, lo scavallamento, perché come si fa a dire che questo si presenta al candidato alle primarie centrodestra con l'idea di abolire il motore a scoppio entro 5 anni in Italia, la commercializzazione? Ve l'ha ripetuto. Come l'aveva detto a lei. Ma è meravigliosa quella cosa. Vi faccio vedere, perché lo dicevo prima, ma ora grazie alla vostra verve polemica è tutto più chiaro. Questa è la vignetta di Giannelli, la partita politica è il centro. E in realtà siamo noi giornalisti che gonfiamo questa cosa per paura di non controllare più
quello che sta succedendo nel paese, perché insomma capite che cos'è più la destra, che cos'è la sinistra. Insomma Feltri che dice sull'Europa delle cose più dure di quelle che dice Syriza, che è una forza di opposizione in Grecia. Poi naturalmente poi le sue intenzioni sono diverse. Savoy che vuole abolire il motore a scoppio, Di Pietro che nasce come rifiuta per un soffio una candidatura che gli aveva offerto Berlusconi tanti anni fa, che ora diventa diciamo protagonista assieme a Rifondazione Comunista e alla FIOM del referendum contro l'articolo 18. Insomma, il mondo sta cambiando e allora noi abbiamo bisogno di un punto di gravità permanente e quindi parliamo solo del centro. Monti si candida, Monti non si candida. Questa vignetta di Giannelli, secondo me, fa giustizia non dei nostri errori, ma delle nostre incertezze. No? Ma ieri è uscito un bel editoriale di un esponente politico di un movimento nuovo che diceva: ma perché al centro bisogna sempre poi andare via Casini? Cioè, è possibile un centro che non sia casiniano? Perché quando tutti si affollano al centro, uno... poi c'è sempre Casini che ha questo che potere. Che movimento è, secondo te? Perché lui, poveretto, ci sta da un sacco di tempo. Susanna. Dategli almeno. È lì da prima, è lì da prima di tutti, ha ragione. Dire, ci può essere un centro non cattolico, un centro. Ma se uno vuole lo fa, però se Casini è lì da prima di tutti, ma avrà anche diritto a stare nel centro del ring. Ma quando una cosa si avvicina nel radar. Non si avvicini, Artemagni. Comunque io sostengo che il centro sia un'aspirazione ma non un luogo. Non c'è un luogo che si chiama centro. Questa. È un'aspirazione, è assolutamente legittimo che uno dica: io non sono, non voglio essere né di destra né di sinistra, voglio fare una politica di conciliazione. Ma che ci sia un luogo fisico elettorale da conquistare sono molto poco convinto. Ci sono gente che è di sinistra e di destra contemporaneamente, voglio dire, dei pezzi di società che non votano perché gli sembra troppo poco di destra o troppo poco di sinistra il programma del candidato, il luogo fisico centro io non lo vedo. Ma non c'è, vieni, c'è una strada, è una strada, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu. Beh, noi simpatico. Comunque per chiudere la polemica sulle videocamere proponiamo questo, direttore, e lo suggeriamo ai vertici aziendali per ripianare il buco di bilancio dell'azienda e per aumentare la produttività della RAI, aumentare le telecamere in televisione, negli studi televisivi. Perché così noi abbiamo una sola telecamera. Se ne avessimo due, tre, quattro, probabilmente saremmo più produttivi. Anche lei, lì in studio, quante ne ha? Due? No, no, io ne ho tantissime, perché siccome non ci può essere l'operatore, cioè sono tantissime, talmente tante, perché capite, siccome non si muovono, sono ferme. Appunto, a stacco. Quindi, per esempio, nel nostro caso, si potrebbe sostenere presso il direttore generale che un solo operatore alla console di regia renderebbe queste telecamere, che avranno pure un costo, più produttive, perché quella che mi inquadra potrebbe inquadrare anche l'ospite e fare un piano doppio, perché... no? Lei non ha neanche un operatore che sta in regia e le comanda le camere? No. Scusi. Quindi lei non può dire, come diceva il buon vecchio Funaro, dammi la due. Vabbè, scusi, direttore, è la nostra nuova proposta. Allora, scusa, intanto datemi la uno. Ma Artemagni, è sempre la uno, ne abbiamo una sola. Vabbè. Insomma, in tutto questo ci chiediamo, e qui lo chiede Natascia, a chi si rivolge Bersani quando dice a Monti: meglio che non si candidi? Cioè, cosa gli vuol dire realmente? Gli parla di una passeggiata in salita, non so, di una gita fuori porta, di una gita. Perché oggi c'è sulla prima della Stampa: Bersani, messaggio a Monti, meglio che non si candidi. Messaggio, eccolo. Per diciamo didascalia, sottotesto: se vuoi arrivare al Quirinale. Ecco. Cioè, parla a nuora perché suocera la capisca. Uno sulla Tascia, presto. Ma è sempre quella. Adesso c'è Cinzia Poli che sta manettando. Vabbè, insomma, incredibile. Che giornate, direttore. E tutto questo mentre si preparano le primarie del centrosinistra. Ci siamo quasi. Domani è l'ultimo giorno valido per la campagna elettorale e quindi gli sforzi stanno arrivando alla fine. Belli sui giornali di oggi gli specchietti
con le ultime specifiche, le proposte, esatto. I VIP che appoggiano questo o quello. Sul Corriere, sì. Sulla stampa. No, i VIP ve li faccio vedere perché quello vale la pena. Sono preparato, guarda, naturalmente sui VIP sono preparato. Allora, ultimi giorni di primaria, caccia al testimonial VIP. Jovanotti voterà Renzi, Guccini per Bersani, Nanni Moretti sta con Puppato. Eccoci. Questa ci ha colpito. La Dandini sta con Vendola, se vado la a memoria. La Dandini Vendola, sì, esatto. E Tabacci, per Tabacci? Chi c'è Tabacci? Tabacci è a Rivera. A Rivera, sì. E Fazzuoli, Federico Fazzuoli, ve lo ricordate? Poi c'è Pisapia, sì, sai che là... Ah beh, certo, ci lavora assessore. Certamente. Insomma, direttore, giornate caldissime, Rai News ovviamente immaginiamo farà delle lunghe dirette sulle primarie, speciali, di tutto. Sì, assolutamente sì. Domenica sarà una giornata piuttosto dura perché la mattina parleremo di questo femminicidio. Natascia, hai visto che i nostri amici del giornale, per me preziosissimi, perché io la maggior parte delle notizie non ovvie le scopro sul giornale e sul Libero, quindi li ringrazio sempre di esserci, anche se molti nostri spettatori dicono che insomma interpretano questa cosa come una forma di non solo ma anche, no, io proprio lo penso, ma dico, i nostri amici del giornale, hai visto che dicono ma come, perché è più grave ammazzare una femmina? E io dico sì, perché dietro il femminicidio c'è una serie interminabili di prevaricazioni che bisognerebbe denunciare, no? Questo è... Sì, è più grave nel senso che... Come può essere, come c'è un aggravante per l'assassino razzista? Ecco, esatto, il giornale. Esatto, se uccidere una donna è più grave. Culturale dietro. Perché c'è un sistema culturale dietro, cioè se tu arrivi ad uccidere una donna perché ti tradisce o perché ti lascia, è perché non la ritieni libera di scegliere per se stessa, la ritieni un oggetto di tua proprietà, e quindi è un aggravante non perché è una donna, è un aggravante perché è un aggravante il pensiero che ti muove ad uccidere questa donna, cioè il fatto che sia un oggetto, quindi non sia una persona. Ma soprattutto ci possono libera. Essere anni di sopraffazione, capito? Quindi certo. Non è che... Vabbè, certo, se arrivi a, cioè se hai questa idea cioè, ammazzare spesso... è sempre inaccettabile, ma poi ci sono anche in diritto esistono degli assassini. Attenzione, no, ci tengo a dire questa cosa, non è un aggravante nel senso di che... genere. No, perché stavo pensando ai bambini. Non è un aggravante nel senso che la donna è più vittima di un uomo. Io detesto questa visione vittimista della donna. È un aggravante perché non la considera una persona alla pari di un uomo, libera, ripeto, di autodeterminarsi. E quindi libera di godere di ogni diritto di cui gode un uomo, che viene ritenuto libero appunto di scegliere, conquistare per quanto tempo, con quali modalità. Quindi anche la donna. Quindi non si va nella direzione di proteggiamo la poverina e quindi diamo l'aggravante dell'ergastolo. No, colpevolizziamo il pensiero culturale, il sostrato culturale che c'è dietro il femminicidio. Quindi l'aggravante è verso l'uomo, non verso la donna. Beh, direttore, su questo direi che forse potrebbe anche... non lo so. Ah, ecco. Come faceva immaginavo? No, perché io capisco quando sento come Spider-Man che ha il senso di ragno. Sì. Anche io a un certo punto ho il senso di ragno. Stia attaccato alla sedia. Come Spider-Man. Non posso dirvi chi è. Io, pronto? Ecco, odio questa scena. Certo, immediatamente. Subito, eccellenza. Immediatamente, eccellenza. Subitaneamente. Omaggi, grazie. Direttore, c'è Cinzia Poli. Eccomi. Dobbiamo toglierglielo col telefono. Il presidente Obama per il Thanksgiving ha graziato due tacchini. Bersani e Renzi pensano alla stessa formula per il ballottaggio delle primarie. Comunque, quando poi si dice basta con le raccomandazioni, ieri era il congresso del Lussigrai, vedete, anche Solibello subisce le sue raccomandazioni. Io non posso dire, direttore, non posso parlare, un giorno lo farò. È il tacchino che chiama. Rilascerò un'intervista a Sallusti e dirò tutto. Beh, grazie, allora, domani. Arrivederci. Grazie, a presto. Vi volevo leggere due notizie che riguardano le regioni. O due, diciamo, piccoli scoop, ammesso che lo siano.
Giunta dimissionaria, milioni a piogge, questo è Sergio Rizzo, Corriere della Sera, parla del Lazio e dice che nell'ordinaria amministrazione in cui si sta esercitando la Giunta Polverini col consiglio sciolto ci sono delle perle, per esempio un accordo sindacale per la valutazione della produttività dei dipendenti della Giunta da cui dipende l'erogazione di incentivi economici che prevede per tutti almeno la sufficienza. Quindi praticamente c'è un accordo sindacale recepito dalla Giunta che dice valutiamo se sono stati produttivi i nostri dipendenti. Dice ma no, sono tutti produttivi, quindi i soldi vanno a tutti.